La sua arte è contagiosa, più del coronavirus. Cresciuto a pane e comicità con il padre Gianni, eccovi una chiacchierata scacciapensieri con Renato Ciardo, poliedrico musicatore pugliese. Benvenuto a Renato Ciardo, direttamente da casa sua. Ciao a tutti e ciao Matteo e saluto tutti quelli che fanno parte del tuo staff, insomma. Bene, Renato, insomma, questa quarantena è stata molto produttiva per te e per la Rimbam Band. Già il nome, insomma, è tutto un programma, insomma, siete molto divertenti, vi abbiamo visti anche su Rai 1 il 31 marzo in Musica che Unisce. Come Sì. state passando questa quarantena? E ognuno ha la casa propria, come ben sai, e non è facile per un gruppo come il nostro stare lontani, anche perché la maggior parte delle idee che poi portiamo in scena, in teatro, nascono stando insieme. E abbiamo fatto questi video, vabbè, non so se hai visto gli ultimi due Sì, che abbiamo messo sulla nostra pagina Facebook, quello di dove... Super Mario è favoloso anche per l'idea. Sì, perché poi alla fine, come avrei visto, ognuno dalla casa si è fatto questo video seguendo un click che è un metronomo qui alla fine, perché poi senza di quello non avremmo fatto niente, insomma. Ci manca il teatro. E abbiamo saputo che prima di dicembre prossimo sarà amara, perché... Credimi, io sto pensando come sarà? Come sarà tornare in teatro? Anche perché sappiamo benissimo che la gente ha molta, molta paura Certo. di uscire. Non tutti, perché sappiamo che Ci sono quelli che fanno di tutto per stare in mezzo alla strada. molta gente se ne frega. E vabbè, problemi loro. Fino a un certo punto, perché poi se uno di loro ha questo virus maledetto, in automatico si mischia. Vabbè, comunque, noi stiamo qua a preparare delle cose belle, non E delle cose. infatti siete stati definiti un mix perfetto di ironia e creatività. Prima diciamo di questo nome, Rimbam Band, che è tutto un programma. Ce lo racconti un po' questo progetto? Rimbam Band nasce da un'idea di Raffaello Tullo che porta avanti questo nome ormai da 16 anni. Prima di noi c'erano altri musicisti, poi vabbè, abbiamo avuto questa fortuna di stare insieme e poi stando insieme si è capito che potevano nascere delle idee, insomma. Noi facciamo sia musica che teatro, mimo, cioè, è come se fosse un contenitore con tutta l'arte possibile dentro. E dove ci siamo noi cinque? Ci sono io, c'è Raffaello, c'è Francesco che è il pianista, poi c'è Vittorio Bruno che è il contrabbassista, Niccolò Pantaleo che è il sassofonista e non solo, perché ognuno di noi poi alla fine suona tutto, ma anche dai bidoni della spazzatura Alle pentole, in questo caso in cui alle tu. penne sul tavolo, a qualsiasi cosa possa far casino poi alla fine. E sono nati quattro spettacoli. Abbiamo cominciato con il Sol, ci ha dato la testa, e poi abbiamo fatto Rimbam Band Show, abbiamo fatto Note da Oscar con la regia di Paolo Nani, che è un mimo straordinario, fino all'ultimo che è stato Manicomic con la regia di Joely Dix. Facciamo teatro, che è la cosa che diciamo ci riesce meglio fare, anche perché puoi immaginare che questo rapporto con il pubblico diretto è tutta un'altra storia. Facciamo anche dei video, E però... spopolate, stavo dicendo, appunto, mi hai anticipato, spopolate sui social con questi video esilaranti, la risposta ai francesi del mese scorso, Sì, video nati virus corona, che ha preso, che abbiamo che è fatto... diventato virale. Sì, viralissimo, è stato, tu pensi che è stato mandato in onda, vabbè, in Rai, sulla 7, poi abbiamo visto addirittura una TV svizzera, un'altra è stato mandato anche nella TV francese, in Diciamo, dato che è l'unico Spagna. virus corona che fa bene in questo momento, perché il resto, diciamo, lasciamolo un attimo a casa sua. Infatti, e tu invece come stai? Come stai passando questa...
questo Allora, piano. noi cerchiamo di fare pubblica utilità, come ti dicevo, insomma, cerchiamo di informare, di alleggerire anche queste giornate pesanti, perché ormai, insomma, è più di un mese ed è diventato un po' pesante, soprattutto per i bambini, per chi non ha la possibilità. Ho due figli, ho due gemelli di 4 anni e 3 mesi. E quindi sai benissimo che è difficile tenerli. E quindi ci siamo inventati questo format che è partito da informare sul virus, quindi sui dati, sulle precauzioni. E poi l'appetito mi è mangiando, è diventato un contenitore anche per farci due risate. Per questo ti abbiamo chiamato. Abbiamo bisogno di il nostro vaccino in questo momento è la leggerezza, il sorriso. Qual è stato il video che più ti è rimasto a cuore? Sicuramente il primo, perché come si dice, il primo amore non si scorda mai. Quelli fatti con la Rimban Band, perché io ho fatto anche video miei, perché oltre alla Rimban Band, con la quale collaboro da 15 anni, io ho messo su uno spettacolo mio che si intitola Solo Solo, ma parlo di 5 anni fa Già ormai. prima del coronavirus avevi già previsto questa Sì, cosa. Solo Solo. E stiamo scrivendo un altro spettacolo, dico stiamo perché lo faccio. Lo scrivo sempre con mia moglie, che è autore dei miei brani, dei miei spettacoli, e stiamo pensando di mettere delle cose in più al mio spettacolo in base a quello che stiamo vivendo oggi, insomma. Tipo, sai benissimo che non puoi avere in questo periodo contatti con i tuoi parenti, quindi con i tuoi genitori, con gli amici e con i tuoi parenti. E noi lo stiamo facendo da un mese e mezzo con i miei genitori, per dirti, mio padre, Il famoso Gianni. Gianni, che non è tanto per la quale, per quanto riguarda i vari cellulari, quando. A proposito, ma ce n'ha uno, perché una delle ultime volte che è venuto da queste parti ne era sprovvisto. No, lui è rimasto con la famosissima cozza Nokia. Ah, ok. E quello prende dappertutto, quello è un segnale Anche che. sottoterra. E quindi in questi giorni, per fortuna c'è mia sorella che vive con loro, abbiamo fatto i video direttamente con loro per farci gli auguri di Pasqua. Immaginiamo, insomma, gli sketch che sono venuti fuori. Spontanei, perché mio padre stava col cellulare in mano così, con la mano davanti alla fotocamera, quindi noi non vedevamo niente. E lui diceva: "Scusa, ma mi vedi?" "No, non ti vedo perché c'è la mano davanti, gira il telefono." "Ma come capo funziona?" Perché vabbè, non è tanto per la quale. Senti, invece lì come sta passando la quarantena? C'ha la barba, si è fatto crescere la barba, perché dice vabbè, cioè, perché devo farla, sto a casa. E la sta passando come tutti. Lui è sempre stato uno che dalle 10 di mattina fino alle 2 stava fuori con gli amici, con gli attori per capire bene cosa potesse fare, cosa potesse portare in teatro e in scena. E questa cosa qua della quarantena, diciamo che è una cosa che ha spezzato le gambe un po' a tutti. Però non ha perso la sua verve ironica. No, quello no, cioè, ma sì, io dovessi. Già questo episodio, questo sketch, il telefonino ci fa capire, insomma, che è ancora in forma. Senti, Renato, com'è stato crescere con un papà così, insomma, ha influenzato sicuramente poi anche la tua scelta nel mestiere. Sei Sì. cresciuto insomma, a pane e ironia. Pane, teatro, musica, cinema, televisione, pittura anche, perché lui è uno che dipinge. Poi adesso con l'avvento di internet, stranamente, si scarica dei programmi. No. Però il cellulare non esiste, cioè è sempre stato. Sì, ha influenzato molto, anche perché io da quando avevo 6 mesi, per dirti, il mio primo ingresso in un teatro l'ho fatto quando avevo 6 mesi, appunto. E mia madre, diciamo, che mi portò a un teatro che sta a Bari, al Teatro Purgatorio, e mi portò a vedere questo spettacolo, dove a un certo punto vidi mio padre sul palco e dissi: "Ma che ci fa papà là?" E poi da allora,
capì che era arte, insomma. E poi vabbè, fino a un certo punto, poi diciamo che mi sono lasciato perdere nel senso buono, che ho preso, come si dice, ho preso le armi in mano da solo e ho fatto tutto quello che poi ho fatto quando sono andato via dei miei genitori, insomma. Quindi ho iniziato a fare per i fatti miei musica, teatro, quindi scelte mie. Io in questi giorni che sono stato qui a Bari, cioè a Bari, vabbè, io sono di Bari, tu di dove sei, Matteo? Manfredonia. Sì, Manfredo, ah, quindi stai all'estero. siamo nel profondo nord. Io in questi giorni qua di benedetta, anzi maledetta quarantena, ho scritto una canzone prendendo una canzone di Angelo Branduardi di molti anni fa, che è Cogli la prima mela. E il pezzo poi è diventato questo. A correre sul lungomare vai, chissà se tornerai. Mettiti in quarantena, mettiti in quarantena, mettiti in quarantena. Al circolo a giocare la birra stai con i compagni tuoi. Appena usci dalla galera, sono usci dalla galera, mettiti in quarantena. Ah. Questa è la vita tua, non te la sia bruciando. Pensa tutta la gente che muoiono campo sand. Vabbè, poi continua, vabbè, non me la Questa faccio. era L'ho un'anteprima o l'hai già diffusa? già pubblicata sulla mia pagina Facebook, e vabbè, oltre a questa ne ho scritte tantissime altre. Poi vabbè. C'è qualcosa che è un invito a stare a casa? Sappiamo che è difficile. Un ulteriore invito a resistere a stare a casa. Di resistere a stare a casa. Continua il testo facendo così. Se tu a far la spesa vai, maschè non torni, crai, mettiti la mascherina, prendi un chilo di farina, lievito di birra non c'è sta. La gente a Parigi se ne beggeran, uscite che de carle ve a wandan. Mi hanno imposto la quarantena, sono diventata una balena, tengo l'anima in pena. Ah. Per dire che tutti quelli che, voglio dire, stanno a casa e devono stare a casa fino a quando non ci danno l'ordine di uscire, che secondo me è a breve. Poi si Infatti, apriranno le sto già gabbie. immaginando a quello che accadrà quel giorno in cui ci Che diranno. canzone potresti associare all'apertura delle gabbie quando torneremo per strada? Chi te be? Chi te be? Chi te be? Chi te be? Quando va a fresce sto periodo. Ed è un altro pezzo che ho fatto. Insomma, la fantasia non ti manca. No, ma mai sì, dovesse mancarmi, cioè inizierei a fare altro nella vita. Senti, nella canzone di prima di Branduardi hai citato ormai due must di questa quarantena. Uno è De Caro, il sindaco sceriffo che avete voi. Insomma, è arrivato ovunque, a New York, in Cina. Sì. E poi il cucinare, il mangiare, siamo tutti diventati le Antonella Clerici. Che ne pensi di questi due argomenti? Siamo tutti Masterchef, praticamente. E che ne penso? Partiamo da De Caro. Vabbè, Antonio, che è un amico, diciamo che ha fatto bene. Anzi, io avrei fatto di più, nel senso che avrei girato con la mazza per beccare tutta questa gente che non ha ancora capito al danno che fa. Cioè, io capisco benissimo che magari ti possa mancare tua figlia, ti possa mancare tuo padre, però Vaniu, cioè, dobbiamo stare in casa perché sappiamo perfettamente cosa c'è fuori, a meno che non esci con la mascherina. Cioè, io l'altro giorno sono uscito per la spesa perché diciamo che una volta alla settimana esco, faccio questa spesona e poi torno. Mentre stavo fermo lì al semaforo, sempre con la mascherina, quei guanti, eccetera, ho visto uno che, cioè, come se nulla fosse, stava correndo.
Io pensavo stesse correndo per andare a fare un servizio urgente. No, questo stava facendo jogging. Tutti Cioè, sportivi adesso. sì, tutti sportivi, tutti che fanno footing, tutti che fanno ginnastica, ma cioè, te ne accorgi anche dei video che molti pubblicano su Facebook, su Instagram. Cioè, io non ho mai fatto ginnastica, diciamo che la mia ginnastica è sempre stata il palco, dove ho buttato per anni e butto tuttora sudore, veleno. Vabbè, diciamo che è un mestiere che mi sono scelto e devo farlo, sperando che si riprenda il prima possibile, insomma. E ce lo auguriamo tutti. Se Anche perché se no, come dobbiamo non pagare? moriamo di coronavirus, moriamo di fame. Appunto. Senti, Renato, ma i pugliesi hanno una marcia in più. Diciamo che negli ultimi 10 anni la comicità pugliese, gli artisti pugliesi sembrano avere una marcia in più. È Sì. così o è campanilismo nostro? No, il pugliese ha sempre avuto questa marcia in più, ma un po' come io metto sempre insieme Napoli con Bari, quindi con Foggia, con Lecce, con Brindisi, Taranto, ma perché è una cosa innata, cioè, è una cosa che noi abbiamo, cioè, non esistono scuole, è normale che poi tu a scuola devi andarci per approfondire quello per cui vorresti continuare a vivere, quindi l'arte, insomma. Sì, a Bari, vabbè, mio padre che ha iniziato questa attività nel 76, ma contemporaneamente c'è stato Arbore, c'è stato Lino Banfi, ci sono stati tantissimi altri attori. Poi, vabbè, negli anni. Da Toti e Tata a tantissimi altri, vabbè, Luca Medici, che Checco Cozzalone, Zalone. che non è napoletano, perché all'inizio molti dicevano, vabbè, è uno dei tanti di Napoli, no, cioè Luca è di Bari, anzi di Capurso, che è vicino Bari, anche se adesso vive qui a Bari, ed è rimasto, non ha avuto l'idea che hanno avuto molti artisti pugliesi di andarsene fuori, magari a Roma, a Milano. No, lui è rimasto qui a Bari. Sta di fatto che Sei suo amico è Luca, anche. sì, siamo amici. Che fa lui? Siete sentiti in questa quarantena? No, non ci siamo sentiti anche perché lui è molto timido, una persona molto timida. Guarda, sporadiche volte ci mandiamo messaggi. Però quando capita che ci incontriamo, cioè ci salutiamo come se ci fossimo visti ieri, insomma. E quindi sto dicendo Luca Medici, noi con la Rimba Band, ma senza dimenticare tutti i cantanti anche nati negli anni 60, ma ancora prima, da Anna Oxa a Nicola Di Bari, ma tantissimi, ci cioè sono così, che ne so, Mariella Nava. Mietta, Mimmo Cavallo, cioè, Massa, stessa cosa. Nell'arte, nel DNA dei pugliesi. Sì. E mai sia dovesse finire. Senti, Nando, Andiamo avanti chiudiamo. questa forza dell'arte, insomma, quindi della musica e del teatro. Chiudiamo con. Come chiuderebbe tuo padre questa intervista? Come chiuderebbe? All'uso suo. Lui direbbe, ma ehi, statevi bene e magari ci sentiamo appena arrivano le belle giornate. E Direbbe lui. invece tu come chiudi? Io vi saluto con una canzone che ho scritto qualche anno fa che si intitola Ciaddì. Oh, stoppa, tappò, Ciaddì. Progetti futuri, quando e dove?
Ti rivedremo sul web. C'è già qualcosa che in questi giorni abbiamo detto sta andando questo video di Mario Bros che sta andando fortissimo. Sì. Virus Corona pure ha spopolato il mese scorso. Anche l'altro che abbiamo girato in bianco e nero, dove Date i si consigli. la gente, sì, i vari, cioè, dove diamo i vari consigli, cioè come si devono salutare, che oggi non ci, cioè, non ci si sa più salutarsi con la mano. Cenno. Si usa salutarsi con i piedi. E, Anzi, adesso si cambia pure marciapiede. sì, voglio. Oppure, che ne so, ma anche parlare, cioè non si usa più parlare. Anche perché con queste mascherine, Poi, esatto. cioè, ti saluti a una distanza che prima era di 1 metro, poi è diventata di 2 metri e mezzo. Io stavo pensando proprio prima, credimi, ma come faremo quest'estate? Se ci sarà un'estate. Molti stanno dicendo, vabbè, nei lidi ci sarà, ok, nei lidi. E quelli che magari non si possono permettere il lusso di andare in un lido, come la fa? Bella domanda. Come faranno? Io, cioè, ma anche io, guarda, stavo parlando con il sindaco De Caro l'altro giorno, scusa Antonio, ma per i concerti, gli eventi, beh, concerti non parlano proprio, perché non si faranno per il momento concerti. Io ho visto che hanno annullato il concerto che avrebbe tenuto Paul McCartney a Napoli e non mi ricordo dove, un altro concerto con Eric Clapton l'hanno annullato, giustamente, perché non è una cosa che ha preso soltanto noi di qua, ha preso tutto il mondo. E io spero, mi auguro, infatti ho detto a De Caro, scusa, cioè io come farò? Tu magari con il tuo spettacolo solo solo, visto che stai da solo sul Lo puoi palco, fare. ma con gli altri è un problema, cioè, non possiamo portare uno spettacolo teatrale in una piazza in cinque, cioè, voglio dire, ci sono delle dinamiche all'interno Logistiche, organizzative. teatrale, sì, che devono essere quelle, non puoi improvvisarti, quindi o niente. Però avete il web. Sul web hai già pensato qualcosa? Ci puoi anticipare qualcosina? Ma comunque il web sì, ti porta visibilità a voi e a noi. Capito? O firmi qualche contratto con la Rai, con Mediaset, con la 7, con Sky, con Netflix, oppure come fai? Cioè, non puoi vivere con il web, a meno Però che non. questo non significa che non pubblicherete più niente, insomma. Oh no, però sto dicendo che giustamente ci sono moltissimi casi di gente che magari fa milioni di persone che li seguono, che li vedono. Ho fatto 3 milioni l'altro giorno, ho fatto 4 milioni. Ho capito, ma sul conto, quando mi aiuti? Più importante, come si suol dire. No. E serve anche quello, cioè, diciamo che è una forza che ti dà comunque la voglia di andare avanti, perché se no, se manca anche quello, oltre al palco, che per il momento non ci sta, e oltre al pubblico, che oggi sì sta, ma tu non lo vedi, capito? Cioè, noi abbiamo sempre avuto questo rapporto col pubblico diretto. Infatti, noi con la Rimban Band, quando sono capitate, perché sono, cioè, successe delle date in cui, cioè, non era stracolmo il teatro, o la piazza no, perché in piazza uno non paga e quindi E comunque c'è pubblico, c'è gente. Però nei teatri ci pensi, oh, c'è qualcosa che non va. Cioè, figurati adesso. non si hanno le stesse motivazioni. No. Noi siamo consapevoli del fatto che abbiamo fatto questi video che hanno fatto il giro del mondo e sappiamo che a breve, spero, mi auguro, si torni a fare teatro, quindi ad avere il pubblico che magari fino a 2 mesi fa neanche sapeva chi fossimo, capito? Quindi spero vivamente che grazie al web pure si possa avere più pubblico
Però poi alla fine dobbiamo anche sperare che il teatro il prima possibile torni a fare Il quello teatro. che ha fatto fino a 3 mesi fa. Va bene, noi restiamo positivi. No, certo, perché poi oltre noi, che voglio dire, stiamo sul palco, dietro c'è moltissima altra gente che ci lavora, macchinisti, tecnici, fonici, parrucchieri, autisti, direttore del teatro, maschere, c'è un mondo dietro che la gente. Un po' come la polemica di Tiziano Ferro di queste ultime ore, insomma, molti lo stanno criticando, Molti ma hanno lui. detto, vabbè, tu parli perché tu stai bene. Ho capito, io sto bene, ma gli altri? Cioè, stiamo fermi noi col teatro, con i concerti, con la musica. Cioè, non è una cosa semplice. Uno dice, vabbè, quello là sta bene. Ferro o, che ne so, Baglioni o C'è Vasco. tutto un mondo dietro, insomma, che si muove. Dietro c'è uno staff allucinante, ragazzi. C'è gente che sta ferma, sta bloccata in casa. E se tu non fai una data, come fai? Come campi? Cioè, non è che cambi mestiere da un giorno all'altro. Senti, ultimissima cosa, ma non è che sto andrà tutto bene, porta un po' sfiga, insomma, alleggeriamo un po'. Ah, no, sfiga no, perché poi alla fine andrà tutto bene, è una cosa Non ti che. ricorda un po' Renzi che ha detto a Letta, stai tranquillo? Senti, io politicamente No, sto. ovviamente era un termine di paragone, insomma, per Sì, no, scherzare. figurati, ma pure quello che è successo l'altro giorno con Conte, che ha detto quello che voglio dire, abbiamo sentito tutti quanti contro Salvini e la Meloni. Giustamente, perché quelli hanno parlato a Bambera. Però vabbè, c'è comunque gente che dà torto a Salvini, gente che dà torto alla Meloni. Io personalmente non do torto a nessuno, anzi, do torto soltanto a quello che ha messo fuori questo virus bastardo che ci sta proprio facendo Che mettere. sconfiggeremo. Eh? Che sconfiggeremo. Sì, assolutamente. Però fino a quando non verrà fuori, io lo chiamo l'antivirus. Fino a quando non verrà fuori l'antivirus, speriamo di andare avanti. Ma sì, tanto ce la faremo. Basta Grazie. crederci poi alla fine. Esatto. Grazie Renato per questi 20 minuti di spensieratezza che ci Grazie hai regalato e speriamo di averti ospite dalle nostre parti il prima possibile. Ti auguriamo un forte in bocca al lupo e buona fortuna per il futuro. Viva il lupo sempre e in bocca al lupo anche a voi. Anzi, a Bari si dice gul alla balena. Perfetto. Sperando che non cacchi. Invece voglio Soprattutto. che lo faccia. Ciao Ciao Renato, grazie. Matteo, grazie a voi.